Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo e buon inizio di settimana. Nello scorso episodio ho costruito lo stadio Pokémon, lo stadio dei dinosauri, l'arena dei dinosauri, dove finalmente possiamo far scontrare vari dinosauri tra di loro. Oggi in questo video andrò avanti con la costruzione del parco, non vi dico però che cosa andrò a fare, se volete scoprirlo dovrete guardare questo video. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo però di dare un'occhiata alla descrizione di questo video, perché potete trovare tanti link utili, soprattutto se siete interessati ad acquistare Jurassic World Evolution. Se volete comprarlo in digitale come ho fatto io, vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming. Anche in questo caso potete trovare il link in descrizione. Ok ragazzi, eccoci qua. Questo è il parco che fino adesso nei vari episodi ho costruito. Nello scorso episodio purtroppo ci ha lasciati un Indoraptor, quindi dobbiamo tenere sotto controllo questi dinosauri prima che si ribellino. Conviene mandare, ecco come immaginavo, conviene mandare una squadra di ranger ad addormentare i tre Indoraptor sopravvissuti e anche magari questo Indominus che si sta ribellando. Ragazzi, il comfort dell'Indominus sta calando vertiginosamente e non capisco come mai. Invece quello degli Indoraptor per il momento è ancora azzurro, ma sta calando velocemente, perché devo crearne un altro, dato che amano stare in quattro nello stesso recinto. Non capisco perché il comfort di questo Indominus sta calando, però. Ah, il pascolo! Attenzione, ha bisogno di più pascolo. Probabilmente mi sono dimenticato di modificare... una delle caratteristiche dell'Indominus, ovvero la possibilità di inserirlo magari in un recinto più piccolo del normale. Allora, allarghiamo naturalmente la recinzione sfruttando questo spazio qua. Vediamo se può andar bene. Ok, l'abbiamo addormentato. Perfetto, adesso il suo comfort dovrebbe poi risalire. L'ho inserito in un recinto troppo piccolo. Poi, questo invece è lo stadio che avevo costruito nello scorso episodio. Più che uno stadio è un recinto. E purtroppo l'Indoraptor che è sopravvissuto alla battaglia con lo Spinosauro non lo posso inserire nel recinto con gli altri Indoraptor. Attenzione a questo tornado. Recinzione rotta, dobbiamo subito mandare una squadra di ranger prima che gli Spinosauri invadano il recinto dei Parasaurolophus. Dicevo, non lo posso inserire perché ama stare da solo questo Indoraptor, non come gli altri che preferiscono invece stare in gruppo. Allora, mandiamo subito una squadra a riparare anche questa parte di recinzione. Ok, il tornado ha distrutto anche la recinzione in cemento. Per il momento gli spinosauri non si sono accorti del buco nella recinzione in questo punto. Ok, la Jeep è arrivata giusto in tempo. Accidenti! Uno spinosauro è scappato. Allora facciamo che bloccarlo immediatamente. Adesso sta scappando anche il secondo, e il terzo, e il quarto. Stanno scappando tutti quanti. Allora facciamo che addormentarli tutti. Una fuga di massa, guarda che roba.
Appena si calmano le acque, procediamo poi con l'episodio normalmente. Sono scappati anche i Raptor, fantastico, stanno scappando tutti quanti. Ok ragazzi, la situazione nel parco è abbastanza tranquilla. Questi due qua si stanno squadrando, eh. Bisognerebbe intervenire prima che si facciano malissimo. Comunque guardate quanto è grosso l'Indoraptor. Aia, Michelangelo sta per abbattere il Velociraptor. Per fortuna ci sono due squadre di Ranger in zona. Ok, li abbiamo addormentati entrambi. Ok ragazzi, la situazione sta tornando alla normalità. Direi che possiamo chiudere tutti i rifugi di emergenza. I dinosauri carnivori sono stati bloccati. Facciamo che liberare il primo Indoraptor nuovo, di tipo taiga. Ah, guardate, di colore verde questo qua. Forse non ne avevo ancora prodotto neanche uno. Allora, dobbiamo subito portarlo nel recinto con gli altri Indoraptor che sono stati addormentati per sicurezza. Adesso dobbiamo sperare che i laboratori riescano a produrre velocemente un secondo Indoraptor. Poi bisogna andare ad addormentare due Sinoceratops che nel frattempo se la stanno girando per il parco. È tosta. Adesso gli spinosauri devono continuamente rompere le scatole in questo modo. Ok, forse... no, non si sta calmando. Sta sfondando la recinzione, eppure tutti e quattro gli spinosauri sono all'interno del recinto. Eccolo lì, ce l'ha fatta alla fine. Vediamo un secondo. Ecco, bravo, vai ad affrontare l'Indoraptor. Forse era meglio addormentare questo spinosauro, ma facciamo una roba, facciamo che portarlo subito via prima che lo spinosauro gli dia un bel morso. Ragazzi, c'è uno spinosauro che se la sta viaggiando libero nel parco. E essendo che lui è scappato, adesso anche gli altri tenteranno di fuggire, dato che il comfort potrebbe calare all'improvviso. Per il momento sembrano calmi. Allora spostiamolo immediatamente nel suo recinto prima che il comfort di questi qua scenda sotto la soglia minima. Qui ho bloccato i due Sinoceratops. Mamma mia, che episodio. Ragazzi, ci siamo, eh. Anche l'ultimo Indoraptor è praticamente pronto. Questo è di tipo foresta pluviale. Se non mi sbaglio, la sua striscia dovrebbe essere blu. Lo vediamo subito. Eccolo qua. Sì, striscia blu. Mamma mia, cattivello, eh. Allora, blocchiamolo immediatamente. Il giorno in cui mi stuferò, comincerò a produrli in modo che stiano da soli all'interno del recinto. In questo modo non devo temere che se ne muore uno magari scappano tutti gli altri o si agitano troppo. Adesso appena lo addormentano lo spostiamo, eh. Ok ragazzi, adesso che la situazione è tranquilla, vi voglio mostrare cosa pensavo di fare in questo episodio. Praticamente volevo realizzare uno degli ultimi ibridi che mancano all'interno del parco. Allora, per realizzare lo Stegoceratops dobbiamo avere il genoma al 100% dello stegosauro. Per il momento non ce l'ho ancora, però potremmo tranquillamente realizzare degli Spinoraptor. Quindi facciamo che ricercare il genoma di questo animale. E nel frattempo faccio che sbloccare anche altri fossili. Cure mediche, ho ricercato tutti i vaccini, così in caso di malattia non ci sono problemi.
E adesso direi di costruire un recinto per questi animali. Anche se potremmo ridurre quasi quasi quello dei tirannosauro. Quello dei tirannosauri. Ma no, facciamo che costruire un bel recinto in questa zona. Non enorme. Dato che dobbiamo cercare di risparmiare spazio. Perché comunque mancano l'appello parecchi animali. Non riuscirò a realizzare tutti i dinosauri, eh. Quello magari proverò a farlo in un altro parco di un'altra serie che porterò poi sul canale, sempre dedicata a Jurassic World. Ok ragazzi, praticamente il recinto degli Spinoraptor è pronto. Abbiamo completato anche la ricerca del genoma di questo animale. Dice che dovrei affidare quest'ibrido di Spinoraptor a Owen Grady e vedere se riesce a controllarlo. Sono sicuro che ne sarebbe all'altezza. Non lo so, sai, Dottor Who. Non lo so. Allora, facciamo che decorare questo recinto, come ho fatto già con tutti gli altri. Ok ragazzi, il recinto praticamente è pronto, ho piazzato anche una mangiatoia per carnivori grandi e una mangiatoia di esche vive. Adesso non ci resta altro da fare che produrre praticamente gli animali. Ok, eccoci qua, possiamo incubare lo Spinoraptor, modifichiamo soltanto il suo genoma base. Allora, ne creiamo uno di tipo steppa, che ami naturalmente stare in un recinto un po' più piccolo del normale. Gli mettiamo due geni spazio ristretto 1.0. Per quanto riguarda il sociale, ama stare con altri 2/4 esemplari della stessa specie. Facciamo 1-3. Così se poi ne muoiono due e ne rimane uno solo, questo non va fuori di testa. E per quanto riguarda la durata, gliela aumentiamo leggermente. Direi che così può andare bene. Incubiamo il primo. Poi incubiamo anche il secondo. Cambiamo soltanto il colore. Lo facciamo di tipo foresta. Poi qualcuno di voi mi sta dando delle gran belle idee per eventualmente costruire dei nuovi parchi. Il terzo lo facciamo di tipo tundra. Ok ragazzi, ho prodotto altri 2 Sinoceratops perché quello rimasto, diciamo che stava facendo il diavolo a 4. Adesso ci sarà un ricambio generazionale all'interno del parco, perché come potete vedere stanno morendo un po' di dinosauri, ma hanno vissuto comunque una vita lunga. Liberiamo anche il secondo Sinoceratops di tipo tundra. Eccolo qua. Questo avrà una colorazione leggermente diversa, più tendente al grigio forse. Marroncino, grigio. Sempre bello poter liberare un dinosauro. È morto proprio quello che era scappato. Fantastico. Allora, qui ho prodotto un Ankylosaurus con pelle palude, difesa 92, attacco 75, che andrà a sfidare uno Spinoraptor. Lo liberiamo all'interno del recinto. Naturalmente farò che mettere una mangiatoia per erbivori. Voglio vedere se riesce ad abbattere uno Spinoraptor con la coda a martello. Se riuscirà a sopravvivere, lo sposterò in un recinto vuoto. Facciamo che mettere una mangiatoia erbivori terrestri grande.
proprio qua davanti. Ok, due... Ok, i primi due Spinoraptor sono praticamente pronti. Liberiamo quello di tipo steppa. Diamogli subito una bella occhiata. Guardate che bello. Che spettacolo. Grandioso. Uno Spinoraptor. Un altro carnivoro dall'aria aggressiva pronto a girovagare tra potenziali spuntini in t-shirt e pantaloncini. Allora, liberiamo anche il secondo di tipo tundra. Vediamo di che colore è. Ah, questo qua è verdino. Tra tutti gli ibridi, qual è il vostro preferito? Perché lo Spinoraptor non è niente male, eh. Non è niente male. Allora, facciamo che bloccare anche il secondo. Adesso li sposto immediatamente nell'altro recinto, tanto a loro basta stare minimo in due nello stesso recinto. Guardate che raduno di spinosauri. Hanno visto l'elicottero e si sono avvicinati come per dire cosa sta succedendo qui. Allora, facciamo che portare via anche il secondo Spinoraptor. Ragazzi, è pronto questo Spinoraptor. Eccolo qua. Questo è uno Spinoraptor di tipo base. Non gli ho praticamente modificato niente a parte il sociale. Weila, sta già squadrando il nostro anchilosauro. Vediamo chi tra i due vincerà. Questo anchilosauro qua è tosto, eh. Lo Spinoraptor è pronto. Guardate come si squadrano. E ammetto che sto tifando per l'anchilosauro, eh. Grande! Mamma mia, che martellata! Gli ha tirato via praticamente il 55% di salute. Mentre lo... Mamma mia, vince l'anchilosauro! Qua vince l'anchilosauro. Che botta! Che botta! L'ha massacrato! Pazzesco, l'ha massacrato. Gran colpo anchilosauro. Facciamo che portare via questo Spinoraptor che ha avuto vita breve. Anche l'anchilosauro lo voglio premiare spostandolo in un recinto dove possa vivere il resto dei suoi giorni. Ok, l'ultimo Spinoraptor è pronto, Spinoraptor naturalmente modificato. Anche per quanto riguarda altre caratteristiche tipo... guardate che bello. Caratteristiche intendo... che gli piace magari stare in un recinto più piccolo del normale. Dovrebbe essere qua, perfetto. Dopo lo andiamo a sedare. I nostri Spinoraptor si sono ambientati bene. Da qui non si vede niente. Dove caspita sono? Ah, eccoli qua. Uno è qua dietro. Guardate che bello. E l'altro è di là. Ho preparato anche un altro Indominus Rex perché l'altro oramai era troppo vecchio e pochi minuti fa ci ha lasciati. Comunque, se devo essere sincero, mi piace di più nero che bianco, eh. Nero è molto più bello. Guardate che spettacolo. Allora, facciamo che addormentarlo immediatamente. Ok, ragazzi, ho prodotto nella seconda e ultima battaglia di oggi anche un Succomimus che dovrà affrontare un Sinoceratops. Guardate che
bellino questo dinosauro, con questo muso allungato. Vediamo se riuscirà a battere l'erbivoro. Probabilmente lo punterà immediatamente. L'editore del coccodrillo, un grande carnivoro. Tutto di lui sembra dire state alla larga. Si stanno già squadrando, eh. Si stanno già squadrando. E il Succomimus ha una fame da lupi, anzi da dinosauro. Eccoli. Il Sinoceratops non sembra avere paura di lui, eh. Una bella incornata, gli ha già tirato via il 55% di salute, pazzesco. Altra incornata. Mamma mia, lo butta giù in 4-4-8. Povero Succomimus. Povero Succomimus. Eila! Eila! Mamma mia, che violenza! L'ha eliminato in 4-4-8, eh? Senza pensarci due volte. E vai! Ci mancava soltanto la tempesta. Allora, facciamo che addormentare anche questo Sinoceratops, che si è conquistato il diritto di stare insieme agli altri suoi simili. Richiesta confermata. Poi c'è un dinosauro che si è ammalato, ma adesso lo andremo a curare. E direi che nel frattempo possiamo terminare questo nuovo episodio di Jurassic World Evolution qua. Gran bell'episodio. Siamo riusciti a produrre anche un piccolo branco di Spinoraptor. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!